Continua questa lunga diretta su Rete 7, su YouTube, dallo stand del Future Channel. Siamo qui al padiglione 4 del Salone del Libro, il Salone delle Meraviglie, possiamo davvero dirlo, un bellissimo immersione dentro i colori della meraviglia. Siamo con Camera di Commercio, oramai uno storico appuntamento, quello del Future Channel, giovani e imprese per costruire insieme il futuro. È appena terminata la presentazione, l'inaugurazione del Salone del Libro, e allora è qui con noi il Presidente di Camera di Commercio, Dario Gallina. Beh, innanzitutto ciao, benvenuto, grazie di essere con noi. Ciao a tutti, è un grande piacere essere qui per questa 36esima edizione. Quasi più vecchio di me il salone, È un boomer. Esatto. Abbiamo un salone che è un boomer, però in realtà è molto vivo, perché soprattutto passeggiando in questi stand tanti giovani, tanti ragazzi, il libro appassiona. Le prime impressioni, che aria hai respirato entrando? Innanzitutto sono molto contento, quest'anno ci sono molti più spazi, è cresciuto il salone, anche come vedete questo allestimento che abbiamo fatto in questi bellissimi colori, quindi grazie a voi sempre dello sforzo che fate e di tutti quanti. Siamo già pieni di ragazzi, di giovani, di scuole che ci circondano, e quindi noi come Camera di Commercio siamo felicissimi, perché poi tra i giovani ci sono gli imprenditori del futuro, non solo lettori ma anche persone che leggono, pensano, e sono quelli che ci danno veramente la prospettiva, e siamo qua proprio per comunicare dentro il salone ma anche fuori. Allora, è un canale verso il futuro, accendiamo una finestra sul futuro con tanti ospiti che tu condurrai come ma sempre hai fatto avuti, in questi anni. Ne abbiamo già avuti parecchi e si respira un'aria frizzante. Mi hai dato lo spunto però per una digressione, no? Imprenditori che leggono, che pensano, che sognano. Allora, non posso che chiederlo al Presidente di Camera di Commercio. Oggi questi imprenditori, quanto è importante per un imprenditore leggere, studiare, la capacità di avere una vision, cioè immaginare che cosa sarà il nostro territorio, che cosa sarà la nostra imprenditoria su una trama che non è ancora stata scritta? Ma guarda, mi fai venire anche tu in mente una scena, perché uno dei più grandi imprenditori al mondo, Bill Gates, se l'avete mai visto, lui gira con una borsa con dentro una decina di libri. Quindi, al di là del fatto del libro, del digitale, tutte queste, anche durante l'inaugurazione si è detto che i ragazzi sono troppo sui telefonini, ma l'importante è che ci sia questa, diciamo, che i giovani entrino e si immergano nella cultura attraverso diversi canali. Il libro è uno strumento che continua, che ha la sua forza, ma oggi siamo qui con un altro strumento, perché noi usiamo lo strumento della comunicazione visiva, della televisione, del web. Abbiamo inaugurato con un prodotto di Camera, che erano le animazioni fatte dalla scuola di animazione di Torino per Camera di Commercio, per presentare il territorio, e i giovani sottolineavano questo legame tra arte, storia e promozione del proprio territorio. Qual è l'impegno di Camera quest'anno? Prima del dietro le quinte, ogni anno ci sforziamo di fare di più. Qua abbiamo il Book Club, che contiene, è promosso da Camera di Commercio, contiene tanti eventi di Camera di Commercio. Abbiamo questo spazio aperto a tutti, non solo televisivamente, ma anche proprio per venirci a trovare, per incontrare degli autori che magari nelle varie sale è un po' più difficile incontrare. Qual è l'impegno di Camera quest'anno? Allora, c'è un impegno generale, perché questo, come è stato detto, è l'evento culturale italiano e per la nostra città è un asset fondamentale, quindi noi insieme alle istituzioni ma anche ad altri diciamo partner del salone lo supportiamo con il nostro sforzo, ma queste iniziative sono anche legate a promuovere i mestieri del libro, i mestieri della filiera che c'è dietro a fare un libro, perché il libro non è solo chi lo scrive ma è anche chi lo stampa, chi lo riempie di contenuti, i grafici, i produttori di contenuti. C'è una fortissima filiera che vede 3.000 imprese, migliaia di lavoratori anche proprio in questa regione. Quindi Torino è famosa per il Salone del Libro e anche per la fabbrica dei libri e per la fabbrica dei contenuti, e noi su questo vogliamo raccontare anche le possibilità di lavoro, cioè il lavoro del libro nella filiera editoriale, il lavoro per i giovani che offre grandi opportunità. Guarda, tu lo hai annunciato, no?
mi permetto questo Curio Teatri. Abbiamo qua con noi anche il presidente di Camera di Commercio. Prego, dottor Gilli, prego. Compagnia di San Paolo. Compagnia di San Paolo, scusa, scusa. Compagnia di San Paolo. Quindi, eccolo qua. Vedi, abbiamo fatto, abbiamo una... Prego. Siamo vicini... Siamo vicini di stand, gli forniamo un... Gli forniamo un microfono. Siamo vicini di casa, dai. Vicini di casa. Parlavamo con il presidente Dario Gallina dell'importanza di questo salone dal punto di vista di Compagnia di San Paolo. Che cos'è il Salone del Libro 2024? Ma sì, noi da anni cooperiamo al Salone del Libro, no? Mi pare sia dal 2010, nell'ambito degli obiettivi che abbiamo. Noi sa che Compagnia ha tre grandi obiettivi: uno è l'obiettivo cultura, uno è l'obiettivo persone, poi l'altro molto ambizioso è l'obiettivo pianeta, ma pianeta vuol dire quelle sfide che interessano il pianeta ma che poi si calano sull'Europa, sul territorio, sul paese. E quest'oggi ci rivolgiamo in questo salone in particolare ai giovani. Io prima ho avuto il piacere nel padiglione di accogliere, ma saranno stati 150-200 giovani delle scuole superiori. Il messaggio che vogliamo dargli è che loro saranno i protagonisti di questa Europa. Saranno quelli che la devono costruire in qualche modo questa Europa, un'Europa che ha davanti delle sfide, ci sono tante sfide, c'è la sfida climatica e i giovani lo sanno bene, ma non è l'unica. Abbiamo una sfida demografica in Europa, abbiamo una sfida tecnologica, abbiamo, fa piacere vedere il ministro, abbiamo qua ministro. Ecco, è una sorpresa. Il salone, prego, così, prego, prego. Si evolve il salone, rapidamente. Il salone è così. Diretta, ministro, allora, lascio a lei, presidente, il saluto del ministro. È un piacere. Stavo dicendo che Compagnia di San Paolo si rivolge prevalentemente ai giovani che dovranno costruire l'Europa, e stavo parlando delle sfide che abbiamo, dalla sfida climatica alla sfida demografica alla transizione tecnologica, e stavo proprio dicendo che per tutto questo è importante la formazione, e quindi lascerei la parola al ministro. Lasciamo subito la parola. Che salone abbiamo incontrato? Beh, un salone molto stimolante, come d'altro canto è sempre il Salone del Libro, una grande opportunità per Torino ma per l'Italia intera, non soltanto per questa città. Io adoro il libro. Quindi credo che dedicare un salone a questo splendido oggetto che ha, appena tu lo apri, ti apre il mondo. Ti apre il mondo perché ti apre sensibilità, fantasie, pensieri, è qualcosa di veramente meraviglioso. Quindi essere qua è per me un onore e un grande piacere, e consentitemi pure un divertimento. Abbiamo oramai esaurito i microfoni, se arriva ancora qualche altro ospite illustre, noi non sappiamo più come. Al massimo, ecco, recuperiamo un microfono del ministro. Il Salone del Libro è anche un inno a una pratica, quella della lettura, che richiede pazienza, richiede umiltà, non ha i ritmi e la velocità del mondo dei social, spesso non ha il wow della polemica giornalistica. E allora cosa possiamo fare per passare questo tesoro, che è il tesoro della paziente lettura, allora, del perdersi tra le pagine di un libro? Dobbiamo iniziare dalle scuole, e purtroppo gli italiani leggono poco i libri, leggono poco i giornali, e i bambini leggono sempre di meno. È per questo che io invito i genitori a leggere un libro insieme con i loro bimbi e a non dargli in mano un cellulare. Oggi c'è un interessante articolo pubblicato su Italia Oggi che cita l'Istituto Superiore di Sanità e dice che il 58% dei bimbi da 8 mesi a un anno e mezzo hanno già avuto un'esperienza col cellulare. Sappiamo ormai in modo definitivo, conosciamo ormai in modo definitivo i danni che per un bambino arreca il cellulare: concentrazione, memoria, fantasia. E allora, se vogliamo bene veramente ai nostri figli, abituiamoli ad avere quel contatto meraviglioso con la carta,
sentite lo stropiccio di quando si volta la pagina, la si rivolta, magari si segna un appunto accanto ad una frase che ci è piaciuta, si sente quel profumo meraviglioso che solo un libro può avere e ovviamente non ci si perde nell'oceano di internet, ma ci si confronta direttamente con l'autore, c'è la necessità di relazionarsi con l'altro. E poi, come diceva lei giustamente, la lentezza, che non sempre è sinonimo di negatività, ma talvolta è necessità per poter apprendere in profondità, e il libro insegna la profondità. Ministro Valditara, noi immaginiamo che lei sia di corsa, quindi la lasciamo subito. Devo anche andare a visitare una scuola. Mi permetto un'ultimissima domanda proprio telegrafica che rivolgo a lei e agli altri nostri ospiti, il Presidente di Camera di Commercio Dario Gallina e Marco Gilli, Presidente di Compagnia di San Paolo. Il tema è l'immaginazione, che è molto diversa. Il tema è la stupore, la meraviglia di questo salone, che sono molto diversi del wow di una storia sul social piuttosto che di una notizia sul giornale. Consegniamo ai giovani un mondo in cui è ancora possibile stupirsi, meravigliarsi? Beh, il wow è in cinque lettere. L'immaginazione e lo stupore che si provano, citato prima Pablo Neruda, e qualcuno mi ha chiesto: ma come? Ma Pablo Neruda era un poeta comunista, e chi se ne frega? Cioè, Pablo Neruda è stato immenso, e le sue poesie d'amore, di vita, per esempio l'ultimo libro che stavo leggendo, le ho ancora dentro di me adesso. Quel wow di qualche utente di internet, di Facebook o di che ne so io altro, è finito da un bel po' di ore. È finito da un bel po'. È ancora possibile meravigliarsi? Bene, grazie a voi. Ringrazio il ministro di essere in questo spazio della Camera di Commercio. Per la tua domanda voglio dire che la forza di questo salone è la tradizione, grazie mille. E la tradizione, quindi il libro, ma anche l'innovazione. Quindi i giovani non possiamo pensare che guardino solo ai libri, non siamo lontani dalle nuove tecnologie. Il Salone del Libro di Torino mette insieme tutto questo a favore della cultura, quindi innovazione ma anche tradizione. Il libro tradizionale ma anche le grandi tecnologie, i grandi nuovi media. E noi lo facciamo anche attraverso questo spazio che vuole comunicare oltre il Salone. Presidente. Grazie. Ma io ho un ragazzino di 13 anni e mi sforzo ogni volta di cercare di farlo concentrare e di spiegargli che deve avere maggiore creatività, perché oggi i giovani sono abituati a trovare tutto scritto e poi con i nuovi strumenti di intelligenza artificiale hanno anche qualcuno che fa l'elaborazione dei testi. Che scrive per loro. E quello che però gli dico sempre, e rilacciandomi a quello che ha detto il Presidente Gallina, è che non è che per sviluppare la scienza e per sviluppare la tecnologia non ci voglia immaginazione. Chi ha fondato l'intelligenza artificiale si chiamava Alan Turing, quello che ha fatto il Turing test, e beh, io credo che abbia avuto una immaginazione straordinaria per costituire quella che lui chiamava la macchina di Turing. E anche oggi quelle persone che stanno lavorando sull'intelligenza generativa, e anche questi hanno mostrato di avere una grandissima creatività. Allora noi dobbiamo veramente nella formazione cercare di far capire ai nostri giovani che certo ci sono degli strumenti in giro, ma sapersi soffermare, saper approfondire e sapere immaginare qualcosa di diverso, vita immaginare, saper creare, e questa resterà la funzione fondamentale di noi uomini, quella che nessuno ci potrà togliere, perché il nostro cervello funziona ancora molto meglio degli algoritmi di intelligenza artificiale. E certamente le nuove tecnologie sono una grande opportunità, ma come ha detto il ministro Valditara, sono anche un rischio che talvolta impediscono agli studenti di concentrarsi, impediscono agli studenti di assimilare profondamente, e questo con delle conseguenze che poi ci saranno su di loro ma anche sulle loro attività. Abbiamo qua in questo parterre il Presidente di Compagnia di San Paolo. Tra i vostri asset ce n'è uno che è quello rivolto all'educativo, soprattutto a quei giovani
più in difficoltà, e Torino è una delle capitali dell'educazione e dell'impegno per i giovani più in difficoltà o che rischiano di essere tagliati fuori. Abbiamo Camera di Commercio che si occupa di imprenditoria, abbiamo Beppe Pezzetto nella figura di amministratore di azienda, di manager, che arriva comunque da una realtà, quella del mondo salesiano, che è molto legata alla formazione e all'interesse, così come tanti sono i progetti che Compagnia di San Paolo fa nel mondo salesiano. Allora la domanda è, per quei giovani, per quei ragazzi che rischiano di non avere questa creatività, che rischiano di essere tagliati fuori, quelli che i cosiddetti NEET, poi rischiamo sempre di mettere delle etichette che difficilmente raccontano ciò che è la realtà, come ci dobbiamo impegnare con l'aiuto di tutti, quindi anche con l'aiuto di Camera, che possa dire e forse quel giovane è in difficoltà ma deve in qualche modo entrare a far parte per il suo futuro del tessuto produttivo e sociale del nostro territorio. Vado io? Sì, noi abbiamo un progetto, come sa, che è specificatamente dedicato a questi giovani. Per questo è un problema ovviamente per loro, ma è un problema sociale. Un problema sociale tra l'altro amplificato dal calo demografico che è prossimo, che già abbiamo e che richiederà di avere sempre di più dei giovani preparati. Ecco, io non ci credo che ci siano dei giovani che non hanno creatività, i giovani ce l'hanno tutti, la capacità creativa, il problema è quello di cercare di svilupparla. Comunque nel nostro progetto noi siamo riusciti a identificare un gruppo di giovani che è stato aiutato da Compagnia di San Paolo e con risultati significativi, perché molti di questi giovani sono tornati a studiare, la maggioranza di questi giovani è riuscito a trovare un lavoro, quindi un'occupazione, ed è un po' quello che noi vogliamo cercare di fare come Compagnia. Ovviamente Compagnia ha delle risorse, ma sono risorse limitate per un territorio come il nostro, ma il nostro obiettivo è quello di cercare di avviare delle iniziative strategiche, misurarne i risultati, e in questo caso tra l'altro i nostri funzionari della Compagnia sono in grado di dare esattamente i risultati di questo progetto, e poi offrirle al pubblico, offrirle al decisore pubblico, che ovviamente può mettere a disposizione delle risorse maggiori. Però oggi il tema ovviamente degli studenti, dei ragazzi NEET, e poi anche il tema, se vogliamo, che sta dall'altra parte, dell'attrazione di talenti, e oggi è fondamentale per questo territorio. E se posso aggiungere, avremo un problema anche più grosso, perché comunque le nuove tecnologie di cui stiamo parlando provocheranno una mezza rivoluzione nel mondo del lavoro, no? Insomma, il Fondo Monetario Internazionale ci dice che l'intelligenza artificiale generativa impatterà sul 60% dei lavori nelle economie avanzate. Allora ci sarà tutto un problema di riqualificazione che ovviamente serve per la competitività, ma serve anche dal punto di vista sociale per la vita delle persone, per evitare che le nuove tecnologie portino o esasperino le disuguaglianze sociali. E insomma, la formazione sarà al centro di tutto questo. Lei sa che Compagnia questo lo sta facendo con le sue strutture interne, con la Fondazione per la Scuola, che proprio avvia iniziative strategiche, iniziative pilota. E poi ovviamente, e mi permetto anche con quello che è l'ufficio Pio, che a volte aiuta davvero tante persone fin dalla nascita della vita, accompagnandole. E poi l'ufficio Pio certamente è essenziale in una realtà dove la povertà sta aumentando, le disuguaglianze purtroppo stanno aumentando. E poi comunque ci sono i salesiani, che non sono maestri nell'ambito della formazione. Allora, da manager, da imprenditore, questo tema dei giovani, soprattutto quelli che sono più in difficoltà. Ma allora, ne parlo anche nel libro, che poi è un viaggio un po' onirico negli anni 2000. Sicuramente c'è la necessità di avere una formazione continua, perché credo che il mercato del lavoro stia cambiando velocemente e ha bisogno di avere delle persone preparate, e anche, visto che è il tema del salone, con una creatività maggiore. C'è molta più interconnessione tra le varie discipline che rispetto probabilmente al passato, e quindi io vedo con favore l'avanzamento dell'innovazione, della tecnologia. Bisogna saperla governare, e credo che siano momenti come questi e le iniziative che fa sia Camera di Commercio
che Compagnia di San Paolo siano fondamentali nel territorio e anche per quei giovani che, come dici tu, Iniz, che vanno accompagnati sicuramente e interessati a cose importanti. Dario, come Camera ha già raccolto o raccoglierà la sfida che comunque i progetti di Compagnia di San Paolo sottopongono alla nostra attenzione? No, ma assolutamente, con Compagnia stiamo lavorando da tantissimi anni sul sociale, la Compagnia ovviamente nella sua mission fra i principali, ma anche come Camera di Commercio con Torino Social Impact facciamo delle cose insieme da anni. Voglio mettere in relazione questo tema che ha portato anche il Presidente Gilli, che l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale potrebbe avere un impatto sociale devastante, quindi governare questa cosa, preparare i giovani, formare, quindi a prepararli a governare queste nuove tecnologie per evitare che ci sia un impatto sociale negativo, quindi noi dobbiamo stare attenti a curare le emergenze ovviamente, e la Compagnia lo fa benissimo, e noi attraverso questo grande manifesto che è Torino Social Impact abbiamo messo insieme più di 200 istituzioni torinesi proprio dedicate all'impatto sociale, lo abbiamo anche impariamo anche a misurare l'impatto sociale con un centro di competenza che abbiamo creato apposta, ma proprio dobbiamo stare attenti che le emergenze sociali non crescano, perché la tecnologia è così veloce, questi ragazzi e i ruoli, i lavori verranno travolti, e quindi dobbiamo fare in modo che questa grande onda diventi un'opportunità e non un problema. Quindi qua oggi noi prendiamo coscienza di quello che sta capitando, l'intelligenza artificiale generativa che è stata citata è una cosa pazzesca, potrebbe sostituire, diciamo appunto, si pensa che possa sostituire gran parte delle persone che ci lavorano, invece l'uomo dovrà essere sempre davanti, dovrà essere sempre capace di fare in modo che l'intelligenza naturale sia superiore ai governi, questo attraverso delle regole ma anche attraverso, parlo a livello locale, di stare davanti sul fronte dell'innovazione. Il fatto, e mi aggancio ad altre cose che sono per esempio la Fondazione Nazionale che atterra qui a Torino dell'intelligenza artificiale, per noi è una grande opportunità, quindi alzo la palla al Presidente Gilli, comunque insieme lavoriamo perché questo diventi veramente un'opportunità del territorio. Se noi costruiamo intorno a questo grande, diciamo, compito che ci è stato dato, Torino come capitale italiana dell'intelligenza artificiale, creiamo un ecosistema forte, questi ragazzi avranno un futuro e lo governeranno. Beh, io vi ringrazio perché di solito qua su questo palco è chiaro quando uno sale, no? Ma non sempre vi dicono quando uno scende, perché uno dice, poi uno è lì e dice ma prima o poi mi faranno anche andare. Chiederei a Beppe di fermarsi ancora un attimo con noi perché non abbiamo avuto occasione ancora di presentare il suo libro. Ma tanto ci rivedremo, io torno poi. Con Dario ci rivediamo spesso, ma anche con te Marco speriamo di averti ancora nostro ospite, anche perché su tanti temi siamo sullo stesso fronte e poi soprattutto siamo proprio vicinissimi di casa. Grazie. Grazie a tutti, anche a tutti i tecnici che mandano avanti tutta la struttura. Allora, grazie ancora Marco e un augurio per il compito che ti aspetta.